terribile furto, Fiordaliso e i suoi musicisti sono stati protagonisti di un spiacevole episodio, diventando vittime di un furto che ha scosso la cantante e il suo team. I malintenzionati hanno colpito rubando tutti gli strumenti musicali dei collaboratori di Fiordaliso, causando un danno non solo economico ma anche emotivo per l'intera squadra. L'appello in TV. Durante una diretta televisiva, Fiordaliso ha deciso di fare appello al pubblico, raccontando con commozione l'accaduto e chiedendo aiuto per ritrovare gli strumenti rubati. Con il sostegno di Nunzia De Girolamo durante l'intervista a Estate in diretta, la cantante ha espresso il suo dispiacere e la necessità di un coinvolgimento attivo per risolvere la situazione. Fiordaliso ha rivelato che i suoi musicisti hanno investito tempo e risorse per acquistare gli strumenti, rendendo il furto non solo un danno materiale ma anche un colpo al loro lavoro e alla loro passione. La voce dei musicisti. Uno dei musicisti derubati ha preso la parola sui social network per descrivere nel dettaglio l'accaduto, sottolineando l'ora e il luogo in cui è avvenuto il furto. Con precisione, ha elencato gli strumenti musicali rubati, tra cui chitarre, amplificatori, casse e apparecchiature tecniche fondamentali per lo svolgimento del loro lavoro. Chiedendo supporto alla comunità online, il musicista ha invitato chiunque avesse informazioni a contattare il gruppo, evidenziando l'importanza di diffondere il messaggio per aumentare le probabilità di recuperare gli strumenti e riportare la normalità alla situazione. La solidarietà sui social. L'appello di Fiordaliso e dei suoi musicisti ha generato un'ondata di solidarietà sui social media, con numerosi utenti che hanno condiviso le informazioni e offerto supporto nella ricerca dei beni rubati. La cantante ha continuato a diffondere il messaggio attraverso i suoi profili online, invitando la comunità a unirsi per contrastare l'ingiustizia subita. La sensibilizzazione mediatica e la condivisione dell'accaduto sono diventate strumenti fondamentali per amplificare l'appello e favorire la restituzione degli strumenti rubati. Il futuro incerto. A causa del furto subito, Fiordaliso e i suoi musicisti si trovano di fronte a un futuro incerto, costretti a fermare momentaneamente le loro attività musicali e a cercare soluzioni per riprendere la normale routine lavorativa. L'incertezza e la preoccupazione per il destino degli strumenti rubati pesano sul gruppo, che resta unito nella speranza di una rapida risoluzione della situazione e nel desiderio di tornare a fare ciò che amano nel più breve tempo possibile. Approfondimenti. Fiordaliso. Fiordaliso è una nota cantante italiana, la cui carriera musicale ha avuto inizio negli anni 80. È conosciuta per successi come Non voglio mica la luna e Io no tepido la luna. È una figura molto rispettata nel panorama musicale italiano e ha partecipato a importanti eventi musicali nazionali e internazionali. È apprezzata non solo per la sua voce potente, ma anche per il suo impegno sociale in varie cause umanitarie. Nunzia De Girolamo. Nunzia De Girolamo è una politica italiana, membro del partito Forza Italia. È stata eletta deputata della Repubblica Italiana e ha ricoperto diversi incarichi politici, tra cui quello di sottosegretario del Ministero della Salute. È nota per il suo coinvolgimento in questioni sociali e per il suo sostegno a varie iniziative solidali. Furto degli strumenti musicali di Fiordaliso. Il furto degli strumenti musicali di Fiordaliso e dei suoi musicisti rappresenta un colpo non solo materiale, ma anche emotivo per l'intera squadra. Gli strumenti rubati includono chitarre, amplificatori, casse e altre apparecchiature fondamentali per lo svolgimento del loro lavoro. Questo evento ha causato non solo un danno economico, ma anche un'interruzione delle attività musicali del gruppo, costringendoli a fermarsi temporaneamente e a cercare soluzioni per riprendere la normale routine lavorativa. Solidarietà sui social media. L'appello di Fiordaliso e dei suoi musicisti ha generato una forte ondata di solidarietà sui social media.
Numerosi utenti hanno condiviso le informazioni riguardanti il furto e hanno offerto il loro supporto nella ricerca e nel recupero degli strumenti rubati. La sensibilizzazione mediatica e la condivisione dell'accaduto sono diventate strumenti fondamentali per amplificare l'appello e favorire la restituzione degli strumenti, dimostrando il potere della comunità online nel momento del bisogno. Futuro incerto dei musicisti. A causa del furto subito, Fiordaliso e i suoi musicisti si trovano di fronte a un futuro incerto. Devono temporaneamente interrompere le loro attività musicali e trovare soluzioni per riprendere la normale routine lavorativa. L'incertezza e la preoccupazione per il destino degli strumenti rubati pesano sul gruppo, che resta unito nella speranza di una rapida risoluzione della situazione e nel desiderio di tornare a fare ciò che amano nel più breve tempo possibile.